sanitaria. Sono state numerosissime le chiamate al numero unico di emergenza europeo 912 arrivate alla centrale unica di risposta Marche Umbria dall'attivazione avvenuta il 10 dicembre 2020. Oltre 560.000 telefonate, cioè una media di 4.200 al giorno. Di queste chiamate circa il 50% sono state telefonate filtrate dalla centrale unica di risposta perché chiamate improprie, richieste informazioni o servizi non urgenti e che quindi non sono state inoltrate alle centrali operative di competenza. La centrale assolve in questo modo al suo mandato di mettere le centrali operative, quindi deputate alla gestione delle emergenze, nelle condizioni di lavorare meglio, non essendo più oberati del traffico improprio. Uno dei nostri obiettivi è quello di garantire una risposta certa per quanto riguarda sia la risposta stessa che per i tempi di risposta. Noi abbiamo delle tempistiche molto rigide imposte a livello ministeriale. In questo periodo abbiamo sempre garantito la risposta entro i 5 secondi. Per darvi un'idea di cosa vuol dire rispondere a una chiamata d'emergenza entro 5 secondi, l'utente chiama e non fa neanche in tempo a sentire il primo squillo che sta già parlando con uno degli operatori della centrale. E questo è un notevole guadagno in termini di tempo. Nel dettaglio, le richieste di soccorso sono state oltre 125.000 per l'ambito sanitario, più di 118.000 per la pubblica sicurezza, circa 26.000 per il tecnico urgente e 423 per il soccorso in mare. Quelli forniti oggi durante l'Open Day nella sede anconetana di Via Sanzio sono numeri molto importanti per la CUR. Sono 40 gli operatori del NUE ai quali giungono le chiamate digitate dagli utenti al 112, 113, 115 e 118 e a cui presto si aggiungeranno anche quelle al 117, che provvedono quindi al filtrare le telefonate non d'emergenza, ma anche a identificare l'utente, localizzare l'evento e smistare le richieste alle centrali di polizia, carabinieri, vigili del fuoco e guardia costiera. Tutte le chiamate, indipendentemente dal fatto che l'utente le abbia fatte con l'app o meno, vengono geolocalizzate con la tecnologia delle celle, quindi l'area di verosimile di chiamata l'abbiamo già identificata e questo ci aiuta, specialmente se le celle sono piccole, vicine. Se invece si chiama da un'utenza fissa sappiamo esattamente in che punto si trova la persona. Se poi è un utente diciamo un pochino più evoluto che ha scaricato l'app 112 Where Are You, allora in tal caso in qualunque punto si trovi del nostro territorio di competenza noi avremo immediatamente la posizione geolocalizzata. Questo ci permette di guadagnare molto tempo e soprattutto di essere al cittadino, che è come dire, il centro di tutte le nostre attenzioni, di essere rapidamente identificato e raggiunto dai soccorsi. Spesso i bambini giocano con il servizio d'emergenza e allora gli operatori si trovano a dover fare lo sforzo di cercare di capire se è un gioco o se è una vera richiesta d'emergenza. Qualcuna se ne è verificata di vera emergenza e fortunatamente gli operatori sono riusciti a capirlo e intercettarlo.